Buongiorno, ecco stamattina vogliamo mandare un messaggio reale di quello di cui ci stiamo organizzando per fare. Oggi spero di finire le pulizie di tutto il locale, abbiamo già contattato un'azienda di sanificazione che domani verrà a sanificare per intero il locale. Noi in questi giorni di chiusura abbiamo approfittato per pitturare tutto il nostro locale, renderlo più igienico, pronto quanto più che mai. Da lunedì cercheremo di essere pronti comunque operativi per il settore, preparando le nostre colazioni, caffè per tutti quanti verranno a trovarci. Il nostro, voglio puntualizzare, non è stata la nostra né una sfida né una scommessa contro lo Stato, contro le istituzioni. Il mio soprattutto è stato un grido di dolore veramente forte, sincero e vero, di una persona che ha sempre lavorato, che ha tanta voglia di lavorare e che non si può arrendere così facilmente da notizie che non sono mai corrette, mai unite nell'insieme, perché lo Stato oggi ci ha dato molte notizie superficiali in cui non sono stati chiari e abbiamo avuto molta confusione. Così noi lunedì apriremo la nostra attività per un solo scopo più che altro, perché restando a casa, fermi ad aspettare, non facciamo altro che aumentare i nostri debiti, non ci è arrivato nulla. Oggi non chiediamo nulla, chiediamo soltanto la consapevolezza e la dignità di poter lavorare tranquillamente, con trasparenza, mettendo in atto tutto quello che è necessario e le dovute precauzioni, per poter così magari non sappiamo già e siamo consapevoli che non ci sarà più il lavoro di prima per abbastanza periodo, ma quantomeno non fare soldi, non faremo cassa da capogiro, ma non faremo probabilmente neanche debiti. Riusciremo a stare all'impiedi portando via la giornata con un normale padre di famiglia. Sappiamo già di ridurre i dipendenti, sappiamo già che sarà un costo caro per tutti quanti, ma sappiamo pure che siamo sull'orlo, che si sta per spezzare quel tessuto sociale e familiare, perché oggi la verità è questa, gira tutto sull'economia, la nostra vita è basata sull'economia. Non essendoci economia, si spezza tutta la vita sociale, gli equilibri in famiglia, in casa. Il tessuto normale va in frantumi.